pensato, no? Invece di fare tutte e tutte le domande, di fare solo quelle un po' più discorsive, così magari le altre mi rispondi direttamente, magari una volta ci sentiamo io e te, mi rispondi brevemente, giusto che prendo appunti. Cosa dici? Più o meno sì, i devoti potranno fare delle domande. Esatto, infatti, ok. Allora, tu hai parlato, posso fare in italiano? Italiano cos'è? Eh? Allora, tu hai parlato del fatto che le scritture, specialmente quelle non Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, quelle che noi abbiamo, Chaitanya Charitamrita, spesso sono, si è dimostrato che sono corrupted, no? Che sono modificate, che non sono originali. E anche hai parlato dell'India, cioè del fatto che in India in questo momento la cultura indiana in questo momento non è proprio quella vedica, cioè dei tempi antichi, flourishing times, no? E se potevi un attimino, come dire questo, una frase che ricordo bene, avevi detto che Srila Prabhupada loved science but hated scientism, cioè un po' basato su questo, Sì, no? sì, sì. Sì, andiamo. Il fatto che ci sono delle scritture che sono, come si dice, corrotte, io l'ho imparato degli Acharya, perché Madhvacharya, il grande Acharya Madhvacharya, ha scritto un libro sul Mahabharata chiamato Mahabharata Tatparya Nirnaya, che significa di scoprire la vera significato di Mahabharata. In Madhvacharya noi si dice che noi ci troviamo. Ah, Guru Charana! Come stai? Ci troviamo nel Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. In Madhvacharya, nel suo libro, dice che il Mahabharata, il testo sanscrito che lui aveva più o meno 800 anni fa, che quel testo sanscrito lui ha detto che è molto corrotto, pieno di molto corrotto, che ci sono tre tipi di corruzione, che ci sono delle cosa interpolazione, estrapolazione dei testi che sono fuori di ordine. Quindi io ho scoperto quello con di Acharya, non è la mia, come si dice, speculazione. E quando si legge Mahabharata, nonostante o al di là di quel problema di corruzione, nel Bhagavatam, nel primo canto di Srimad Bhagavatam, quando Vyasa Deva era triste e anche depresso, il suo guru Narada Muni è arrivato, e quando si vede ciò che Narada Muni ha detto, Narada Muni ha parlato al suo discepolo delle parole molto pesanti. Per esempio, nel Bhagavatam, il Bhagavatam, parlando delle scritture come Mahabharata, Narada Muni disse: Jugupsitam, Jugupsitam, che Dharma Kritenu Shasitam, che ciò che tu hai insegnato è Jugupsitam, che in sanscrito significa abominevole, terribile, orribile, orribile, una parola molto pesante in sanscrito. E
e Narada Muni parlava dell'opera dell'opera, diciamo, pre-Bhagavatam di Vyasadeva. Quindi il Mahabharata, prima delle corruzioni, già era un'opera problematica. E con le corruzioni che Madhvacharya spiega, il problema cresce. Quindi la mia posizione non è una speculazione mia, ma sto seguendo, o possiamo dire ascoltando seriamente, gli Acharya, ciò che loro dicono. Sul Bhagavatam, perché abbiamo un grande vantaggio col Bhagavatam, perché il Signore Chaitanya, che è Krishna stesso, accettava il Bhagavatam. Ma il Bhagavatam, per esempio, parlando delle dei dettagli, di cultura esterna, i dettagli di Srimad Bhagavatam o della cultura vedica, ho notato per il nostro programma due versi molto interessanti nel Bhagavatam. Nel settimo canto, il verso 7, 12, 4, che che il Bhagavatam dice che un brahmachari deve vestirsi con pelle di daino. Quindi voi dovete aggiustare il programma dei Bhatta. Pelle di daino, pentola di acqua, cintura di paglia. Bello, no? E nel Bhagavatam 7, 13, 12 si dice che il sannyasi deve andare nudo. Che questo, che di nuovo il GBC avrebbe dei problemi con me. Posso dire che sto seguendo il Bhagavatam. Che un sannyasi deve andare senza vestiti, o se il sannyasi deve utilizzare un po' di vestiti, deve utilizzare una, come si dice, perizoma. Quindi perizoma nudo, credo che avrò dei problemi con il GBC, di nuovo. Il brahmachari, pelle di daino, pentola di acqua, cintura di paglia. Quindi, per esempio, i vestiti di sannyasi che normalmente utilizziamo in ISKCON, la camicia viene dai nostri grandi amici musulmani. E il doti viene della missione Ramakrishna, che Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur vedeva che durante la sua vita, che la missione Ramakrishna aveva molto successo nell'India. Quindi Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ha adottato il doti della missione Ramakrishna. Quindi il concetto di che queste cose sono delle norme eterne, vedi che è un concetto un po' mitologico. È un po' anche buffo, perché possiamo vedere che i grandi acharya sempre hanno fatto ciò che fosse necessario per, come si dice in italiano, il mio dizionario, che per adattarsi alla loro cultura. E dopo le cose che loro hanno accettato per adattarsi, noi pensiamo che sono
che gli acciari previ anteriori hanno utilizzato queste cose perché sono cultura vedica eterna. Ma in realtà loro si adattavano come noi dobbiamo fare adesso. Quindi la domanda chiara è cosa vuol dire seguire gli Acharya? Se gli Acharya si adattano, sarebbe che seguirli significa adattarsi. Prabhupada, una volta ha spiegato tutto chiaramente in una forma sarcastica. In 76, quando io ero molto giovane, no? 30, 30, molto giovane, 38 anni fa, quindi quando io avevo più o meno 2 o 3 anni. E era il segretario di Prabhupada in Mayapur in 76. E tutti i giorni io camminavo con Prabhupada sul il tetto dell'unico palazzo in quell'epoca in Mayapur, dove ancora c'è le stanze di Prabhupada, ci sono le stanze di Prabhupada. E una volta noi andavamo, camminavamo, e Prabhupada mi disse che di nuovo alcuni sciocchi dell'India lo criticavano, questa volta dicendo che lui non doveva volare nei jet commerciali, non doveva volare. Ma che lui doveva nei jet commerciali che proprio doveva andare a piedi come Chaitanya Mahaprabhu. Il Prabhupada mi disse: cosa devo fare? Devo agire come un sciocco, un pazzo, e imitare Chaitanya Mahaprabhu e camminare? O devo prendere il jet e volare e cercare di salvare il mondo? Quindi, se vogliamo vestire come Chaitanya, perché non camminare come Chaitanya? Chaitanya Mahaprabhu non ha mai utilizzato un cellulare, un computer, un'automobile, un jet commerciale, elettricità. Chaitanya Mahaprabhu non utilizzava elettricità. Una volta un devoto ha scritto a Prabhupada, e questa lettera si trova nel Vedabase. Un devoto ha scritto a Prabhupada chiedendosi o come lui doveva vestire Gornitai. E Prabhupada disse che loro vestivano un dhoti perché erano di Bengala. E questa era la cultura di Bengala.